Ragazzi, in qualità di presidente di IASA volevo ringraziare tutti i presenti e ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile questo incontro. Quale organizzatore di piccoli e grandi eventi so cosa vuol dire organizzare queste cose qua e quindi so l'impegno che c'è dietro e li ringrazio di cuore. Allora, due cose. La prima, io lavoro su Excel e quindi dopo quello che ha detto Guido io sono distrutto perché vuol dire che il mio lavoro non serve. No, sto scherzando, però io sono uno di quelli che fa per mestiere quella cosa lì. La seconda cosa importante è che, come vedete anche dalle immagini, sto seguendo esattamente lo schema. C'è qualcosa che non funziona? No. C'è qualcosa, lo schema di Luigi Odello, per cui tante cose che lui ha detto a me serviranno, quindi avevamo concordato diciamo, una presentazione che potesse essere, quindi cercherò di essere veloce sulle cose. Per esempio questa è una slide, meno in parte, che ho rubato a Luigi. Io adesso vado a lavorare, avevamo a disposizione due matrici, una di un centinaio di dati e la seconda con 52 giudici, come diceva Luigi. Ho scelto la seconda perché era molto più ricca di caratteri non oggettivi e quindi per trovare appunto emozioni eccetera era più importante lavorare dove c'erano più dati rispetto ai meno dati, sulle emozioni soprattutto. Allora, per quanto riguarda i caratteri oggettivi, c'erano 19 variabili di percezione, la saturazione del colore, la lucentezza, l'amaro, la stringenza, il dolce e così via, quello che volete. E poi avete visto che ci sono affiancati alcuni caratteri che vengono chiamati edonici e sono i sei caratteri che sono l'attraenza, l'equilibrio gustativo, la finezza, l'avete già visti, finezza, franchezza, ricchezza a livello edonico. Altre variabili che noi abbiamo considerato sono i caratteri liberi. Luigi su questo non li ha accennati, ma in realtà ha detto che era possibile aggiungere altri. Lì ne ho trovate 87 identificazioni di possibili caratteri, però di questi 87 in realtà 54 avevano una sola citazione, cioè solo uno dei giudici l'aveva individuato, per cui abbiamo ritenuto meno importante. Però vedete che 41 hanno individuato la nocciola, hanno indicato la nocciola, uno la nocciola essiccata, vabbè fanno 42 ma non è che cambi molto, 37 pasticceria e burro, quindi 79% la nocciola e 71% il burro, poi 55% il latte e un 38% la vaniglia. Gli altri caratteri esaminati erano le emozioni, anche qua c'erano 20 identificazioni, quindi più o meno guidate, ma anche qua la metà, più della metà, 11 avevano una sola citazione e quindi sono diciamo poco pesate e quindi poco da considerare. Mentre il 62% ha individuato la gioia, il 56% ha individuato la sorpresa e l'11% la felicità. Sulla gioia e la felicità ne parliamo un attimo dopo perché non è la stessa cosa, almeno dal punto di vista statistico non è la stessa cosa, poi ci arriviamo quando facciamo le correlazioni. Evocazione e proiezione, qui c'erano 194 identificazioni, che abbiamo introdotto tantissime cose, 134 però con una sola citazione, quindi poco peso, 25 parlavano di consumo in casa, era una cosa che abbiamo già visto nelle slide di Luigi, produzione tradizionale, il 31%, questo è un aspetto che invece non era emerso nei dati di Luigi, e 15, quindi il 29% dopo i pasti, questo è molto simile. L'altro aspetto era l'espressione metaforica. Anche qua c'erano diverse identificazioni, 54, ma 37 con una sola citazione. Quindi quella che prevaleva era la montagna, 40%, citazione già presente nell'ultima slide di Luigi Odello. Poi il paese era l'Italia, se fosse sarebbe un paese l'Italia. Poi uomo e poi donna, e queste erano le caratteristiche. Allora, qual è il problema? Che tutte queste diciamo, parti aggiuntive, questi caratteri metaforici e quant'altro, sono una matrice piena di zeri, perché solo qualcuno è identificato, tutto il resto è zero, e quindi è un problema lavorare con gli zeri. Anche alle volte è impossibile. Quindi, abbiamo cercato di lavorare solo sui caratteri che ci davano almeno qualche probabilità, qualche percentuale, insomma, quindi il 19% è una percentuale bassa, ma ci aiutava a fare qualche ragionamento. Io ho lavorato solo su due semplicissimi strumenti statistici. Il primo è la correlazione lineare, cioè ho preso tutte le variabili a coppie e ho guardato che legame c'era. Cioè l'idea era questo, ma c'è qualche carattere che mi rende un'emozione più elevata, qualcosa che mi fa capire che preferisco il dolce rispetto... Cioè,
cercato queste correlazioni. Cos'è l'indice di correlazione lineare? La faccio semplice, sostanzialmente è un indicatore che mi dice, è si chiama indicatore normalizzato, va da meno 1 a 1, tu Walter lo so che lo sai. Se è positivo e tende a 1, vuol dire che all'aumentare di una variabile aumenta anche l'altra, quindi se io faccio, aumento il dolce, magari aumento la piacevolezza. Questa. Viceversa, se tende a meno 1, vuol dire che nell'aumentare una cosa, l'amaro, io ho una repulsione, no? Quindi questo. Quindi sono andato a vedere un po' questo indicatore semplicissimo sulle varie possibilità. Allora, la prima accoppiamento che ho fatto, caratteri oggettivi verso caratteri liberi. Allora, al di là delle ultime due che ho detto sulla sinistra, pasticceria e pasticceria burro, ovvio, cioè non è che ci fossero molta, non ci voleva molta intelligenza per trovare questa roba qua, oppure frutta secca essiccata e la nocciola, siamo lì. Quello che si può vedere invece, per esempio, è che i biochimici diversi e la pasticceria del burro in qualche maniera hanno un legame abbastanza interessante. E così l'attraenza, che è un livello edonico, è legata alla pasticceria della vaniglia. Il senso di pasticceria di vaniglia evocato è molto legato all'attraenza. Così come lo speziato è legato alla pasticceria al burro. Questi sono gli aspetti positivi, vedete un R che è positivo. Dall'altra parte invece vi è una repulsione, una valori negativi, quindi l'astringenza e i biochimici liberi e il latte sono in contrapposizione. Se io aumento i biochimici liberi, riduco l'astringenza e viceversa. L'omogeneità della superficie lì era un carattere abbastanza difficile, però vedete, non sono grandi valori, non ho mai trovato indici di correlazione negativi particolarmente rilevanti, insomma, vedete 0,28, 0,28, 0,24. Quindi per farvi capire che vi è più un accoppiamento sul positivo che un accoppiamento sul negativo. Le altre cose che ho considerato sono caratteri oggettivi verso emozioni, quelle che trovate sulla sinistra è il grafico che avete visto da Luigi, non è riferito ai miei dati. Quello che invece vi faccio vedere sono le correlazioni. Allora, il cacao è strettamente legato alla felicità. 0,74 è un valore altissimo. Così l'attraenza, cioè vedere un prodotto bello, una cioccolata bella, rende felici. La ricchezza aromatica in questo caso, cioè, anche questo rende felici. Guardate che è sempre la felicità che dà cosa. Io ho fatto, dico, ma scusa, gioia e felicità sono la stessa cosa, quasi. E ho provato a unirle. Bene, i valori sono tutti più bassi. No, attenzione, non c'era confusione, solo 3 dei 52 giudici hanno dato una valutazione della felicità e della gioia. Tutti hanno detto o felicità o gioia. Quindi unirli, per me, voleva dire avere 48 dati su 52. Bene, tutti gli indicatori sono peggiorati. Quindi non è la stessa cosa, almeno dal punto di vista statistico. Sembrerebbe la stessa cosa, ma semanticamente qua chiedo a Guido, ma non è la stessa cosa. Quindi, come vedete, la felicità lì c'entra molto. E invece il dolce, stranamente, rende è in correlazione negativa con la felicità. Vedete che non compare mai la gioia. Faccio notare che gioia e sorpresa avevano una percentuale maggiore di felicità. Della felicità. Eppure quella che mi interviene su tutte queste correlazioni è la felicità. Qua lascio ai psicologi quant'altro l'interpretazione, io do la parte statistica. Altri confronti, caratteri oggettivi verso evocazioni e proiezioni. Allora, ricchezza e consumazione a casa. Vedete che il consumo a casa è una roba frequente. Qui c'è anche un legame col produttore tradizionale. Io non ho ben presente che cosa si intendesse con questa voce qua, però vedete che qua sono tutti comunque valori dell'indice di correlazione superiore a 0,5, quindi in qualche maniera un po' importanti. Ecco, invece l'unico forse indicatore rilevante è questo rapporto negativo tra lucentezza e consumazione dopo i pasti. Sembra che non ci sia nessun legame, cioè non, io consumo dopo i pasti, non mi interessa vedere che colore sia lucente oppure niente, cioè, quindi in questo senso qua l'acido, il produttore tradizionale, ovviamente ci deve essere stato qualche prodotto che ha creato in passato, perché non in quell'assaggio lì, qualcosa che ha legato l'acidità con un prodotto strano.
E poi vedete anche un meno 0,41 tra pasticceria e produttore tradizionale. Quindi dipende poi che cosa hanno inteso perfettamente col termine produttore tradizionale. Vedete che comunque compare per ben 4 volte, sia nel positivo, 2 nel positivo e 2 nel negativo. L'ultimo aspetto di questi confronti è caratteri oggettivi verso espressione metaforica. Allora, pasticceria sarebbe donna, avete 0,77, quindi un legame fortissimo. Ricchezza con il paese è l'Italia. L'Italia 0,76. E ricchezza anche con sarebbe uomo, questo indicatore che avete già visto prima, aveva già segnalato Luigi, però io non so la composizione, adesso non c'è Luigi, dei giudici, degli studenti, se fosse in prevalenza femminile o in prevalenza maschile. Comunque, secondo me era prevalenza maschile perché la donna veniva prima. Una cosa strana, l'amaro e sarebbe donna è negativo, quindi è un complimento per le donne, questo. Invece attraenza sarebbe uomo, proprio 0,0, non c'è niente, insomma, quindi va bene. Ok, questa era un po' di battuta, a mo' di battuta. Chiudo questo aspetto qua dicendo, attenzione, quel punto lì, quello che vedete, era la quinta essenza degli assiomi di Luigi Odello. Allora, questi strumenti in realtà aiutano negli aspetti aziendali che soprattutto, io vi faccio vedere tra poco un aspetto sul marketing. Ho sottolineato, ragazzi, una rondine non fa primavera, è un database, ma son già due rondini. Non è inverno, diciamo. Esatto, non è inverno, quindi siamo abbastanza sereni su questo. L'altro strumento che invece voglio proporvi oggi è il Boxplot. Lo faccio semplicemente perché Excel, nelle ultime versioni, ce l'ha. Si chiama diagramma baffi, no, diagramma, scatole linee si chiama così, è la nuova versione. Ecco perché dico, è uno strumento che tutti potete utilizzare, quindi tanto vale. Ma me lo gioco per, come aspetto interpretativo. L'ho chiamato giudici addestrati verso consumatori, con un punto di domanda, non perché, allora, dopo ho scoperto dopo che erano degli studenti, ma in realtà c'è sicuramente qualcuno che ha fatto qualcosa di analisi sensoriale e tanti che non hanno fatto niente. E lo si vedrà andando a analizzare questi grafici. Allora, questo è un po' l'insieme, ma voglio andare sul particolare che è questo. Allora, qua ho considerato i caratteri oggettivi. Mettere l'attenzione su, spero che venga, sì, per esempio sull'omogeneità a superficie. Vedete che va dal minimo al massimo, il minimo è zero, che secondo Luigi è assenza di valutazione, cioè non riconoscimento, al massimo che è 9. Ecco, dal punto di vista statistico, questo sarebbe un item perfetto. Luigi, Walter, tu me lo confermi, perché vuol dire che ho scelto un item che uno può scegliere ovviamente dal minimo al massimo. Dal punto di vista dell'analisi sensoriale è una iattura, perché vuol dire che qualcuno non ci ha capito niente, o quello sotto o quello sopra non ci ha capito niente. E quindi trovarsi una cosa di questo genere non va bene, così come i biochimici diversi, animale, caseoso, latte, muffo, ossidato, stessa cosa. Vedete oltretutto che il box, la parte centrale, dovrebbe contenere il 50%, ma più è larga, più vuol dire che anche le valutazioni, quelle interne, non quelle che vanno sul massimo o sul minimo, sono discordi. Quindi più è stretto, meglio è. Per esempio la durezza, vedete, c'è tutto là. Allora, è fatta di questo diagramma è fatto di 5 valori, minimo e massimo, quindi minimo e massimo. Il box è delimitato dal primo quartile, quindi quello che lascia la parte sotto, diciamo il 25% di valori più bassi, e il terzo quartile 75% e il restante 25% di valori più alti. E in mezzo c'è la X che indica la mediana. E quel trattino che si vede ogni tanto, scusate, la X indica la media, quel trattino che si vede ogni tanto è la mediana. Bene, vedete che sostanzialmente il 50% dovrebbe contenere, è contenuto nella durezza tra 2 e 3. In realtà neanche il 50%, sono andato a controllare il 62%, quindi vi è ancora più concordanza. Quindi sulla durezza sono tutti d'accordo. La cosa strana è che un cioccolato non sia duro, non l'ho mica capita, ma cioè mi aspetto che un cioccolato sia croccante, non so. No. Era gianduiotto, quello di. Era gianduiotto? Ah, allora c'era gianduiotto, è giusto. L'altro aspetto, per esempio, è il cacao. Vedete come il cacao faccia schizzare in alto le valutazioni.
E il box è bello stretto, contiene il 67%, e il minimo e il massimo sono contenuti. Quindi qui tutti hanno capito di cosa stesse parlando. Purtroppo nelle prime due no. Ne faccio vedere un'altra, il floreale, anche lì tutti hanno detto valutazione moltissimo bassa o assente o poco. L'81% è compreso tra 0 e 1, quindi praticamente niente. Quindi dal punto di vista sensoriale queste sono indicazioni buone, invece l'omogeneità o i biochimici no. Il verde chiaro, verde chiaro, allora torno indietro un attimo, no c'è qua il verde chiaro, scusate, ho fatto domanda, c'è il verde chiaro, è la fusibilità, è possibile? No, devo entrare di qua, è impireumatico, va bene. Sì, è il famoso sudore di cavallo, quella cosa. Puzza di cavallo, chiamata come volete. Ultimissima cosa di cui gli outlier. Excel ha anche questo dono di individuare gli outlier. Dice, questi puntini che vedete fuori, uno l'ha indicato col rosso, ma ce ne sono altri, dice, va, è probabile che questi non l'abbiano capito bene il descrittore. Oppure sono dei geni. Dei geni, perché non è detto, però diciamo che nel sentire comune i geni non aiutano molto, cioè se io devo fare una campagna non la faccio per campagna pubblicitaria, non la faccio per i geni, la faccio per il comune, d'accordo? No, mi stavi guardando male. Ok, allora detto questo, velocissimamente vado a concludere, questi aspetti, allora innanzitutto li ho messi in ordine, qui avete l'attraenza, che vedete, nessuno su questi aspetti qua, nessuno è andato a toccarsi completamente il campo di variazione da 0 a 9, quindi è tutto molto ridotto. Vedete sostanzialmente la finezza, che è quello, finezza e franchezza sono quelli i valori più bassi, gli altri viaggiano dal 6 in su come valore medio-mediano, quindi sembrerebbero funzionare. Poi questi sono i caratteri liberi. Frutta secca ed essiccata, avete visto che è stata individuata praticamente dal 70% degli assaggiatori e hanno dato tutte delle valutazioni abbastanza positive. Invece la pasticceria vaniglia, quella tende a un po' a diminuire, ma anche lì, allora, avere dei box che sono contenuti come nel primo caso, quella della frutta secca ed essiccata, la nocciola, funziona bene. Poi più si allargano, più dice, vabbè, c'è una valutazione abbastanza coerente, ma non proprio così diciamo accettata dagli assaggiatori. Tutti questi che vedete contano, allora li ho messi nell'ordine decrescente, cioè nel senso che il primo è quello che in percentuale si è rappresentato di più, il secondo e così via a decrescere. Qui la consumazione a casa vedete che praticamente tanti l'hanno indicata, però il valore che ne hanno dato è, insomma, va da 5 a 8, quindi, cioè, mentre sul produttore tradizionale tantissimi sono concordi sul produttore tradizionale, e vedete che sia il box sia i baffi sono contenutissimi, per cui quello è un indicatore, e c'è la presenza di un outlier. Sul consumo dopo i pasti concordiamo, ecco, se pensate alle slide che ha presentato prima Luigi e le mie, qui compare il produttore tradizionale, nel produttore tradizionale non c'era, ma gli altri due, consumo a casa e consumo dopo i pasti e consumazione a casa, c'erano perfettamente. Ancora, qua siamo sull'aspetto emozionale, gioia, sorpresa e felicità, come vi dicevo, vedete che la felicità è molto ampia, però è quella che nella correlazione che descrive meglio il fenomeno, cioè suscita più emozioni rispetto ad altro, o viceversa, le altre vengono suscitate più emozioni di felicità rispetto ad altre. Come dicevo prima, lo ripeto per Luigi che non c'era allora, non c'era prima, il gioia e felicità dal punto di statistica non sono la stessa cosa. Sì, 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 poi, sento, più largo, sì, si incrocia di più i dati, sì, però erano 11, quindi non... Allora, dicevo che ho provato a collegare, a fare la stessa colonna, unendo i cosi, e invece i risultati sono tutti peggiori, quindi sembrerebbe che la felicità sia qualcosa di diverso sostanzialmente dalla gioia. Chiudo con questa, ancora un'altra. Allora, queste sono le espressioni metaforiche, avete visto la località montagna, confermava quello di prima, nazione Italia, questi preferiscono l'Italia, sarebbe uomo e sarebbe donna, un po' più elevato sarebbe donna rispetto alle uomini. Domanda.
Provate a immaginare una campagna pubblicitaria con montagna, Italia, donne e uomo. Ve la faccio vedere? Novi. Eccola lì. Eccola qua, ce ne sono due, una sulla montagna, aspetta che la becco. Adesso la pubblicità come al solito. Qui non c'è neanche l'audio, ma insomma bella. Vabbè, insomma, questa è una, vabbè, c'è tutta la pubblicità. Comunque, andatela a vedere, l'altra è questa, l'altra è... Credo che ci fosse Alberto Tomba, diceva, Svizzero? No? Il concetto di te. Questa qui, no, questa è cosa? No, Italia, dice, lì fa Novi. Ah, no, Novi, lì dice, no. E l'altra invece è, scusate, torno indietro, e l'altra è questa che dice, Svizzero? Novi. No, Novi, gli rispondono i bambini, vediamo se parte. Vabbè, avete capito qual è la pubblicità, no? Vabbè, non parte, ma avete capito qual è la pubblicità, benissimo. Quindi, come vedete, allora, la domanda è, siamo noi in ritardo, sono loro in anticipo? Comunque, come vedete, da un'immagine come questa si può pensare a una campagna pubblicitaria che abbia un senso. E stiamo parlando di due rondini. Non di più, insomma, quindi non fa inverno, però credo che lavorando ancora su queste... A meno che il 12 non avessero visto il giorno prima la campagna di Novi. Sì, non lo so, può anche darsi che siamo condizionati. Può anche essere, cioè, non dico di no. Però una era vecchia, quella della montagna era... C'era ancora Alberto Tomba, quindi, cioè, no, c'è ancora Alberto Tomba, sì. Mettendo a dire che allora era importante, insomma. È nazione, ecco, ok, mi pare che... No, ho finito, ma mi parte qualcosa, sì. Grazie. L'ultima cosa, se faccio un po' di pubblicità, scusate, no? Allora, la grazie, ma la pubblicità è questa. Io organizzo il Festival della Statistica, siamo alla nona edizione. Questa... Basta che non cambi date. Dal 19 al 22 ottobre, l'anno scorso abbiamo dovuto cambiare date perché ci hanno piazzato le elezioni politiche la settimana dopo, sì. Quindi era impossibile. Quest'anno sono confermate... siamo ancora in ballo sul programma, ma cerchiamo di fare le cose fatte bene. È una cosa strana perché è l'unico evento nel mondo. Io ho chiesto a ChatGPT, dimmi dei festival della statistica, me ne erano dati quattro, uno a Roma, uno a Norwich, uno a Copenaghen, eccetera. Ma dimmi di questo, non esistevano. Dice, a un certo punto mi ha detto, scusami, ma io sono aggiornato a settembre 2021. Di me ho pensato, sì, ma sono dal 2015 che facciamo il festival e non lo sai, sei ignorante. Quindi ho dato dell'ignorante anche. Ok, detto questo, vi ringrazio dell'attenzione e buon cioccolatino.